Godosa ma breve, incredibile. Ragazzi, incredibile, sul canale è uscito il video di Rental, cioè il primo episodio di questa sottorubrica, che però mi sta facendo venire una voglia matta di giocare tutti questi giochini horror gratis, ragazzi. Quindi probabilmente, altro che sottorubrica, la farò diventare probabilmente una serie gameplay ufficiale, incredibile. Cioè, questa miniserie dove io prendo un giochino horror che deve avere le caratteristiche di essere gratuito o massimo costare 2-3 euro e soprattutto essere piccolo, da 1 giga a 3 giga, ragazzi, deve essere così piccolino e incredibile. E dopo il supporto che mi avete dato già dal primo episodio incredibile, mi avete cominciato già a dare dei nomi incredibili di giochini horror che posso portare in questa rubrica incredibile. E uno dei nomi che mi è arrivato è questo giochino horror che si chiama Mince Inns. E questo gioco, ragazzi, come dire, prende quelle due regole alla grande, perché è un gioco gratuito, a quanto pare il primo capitolo è già hanno confermato il secondo, e poi pesa tipo un giga, quindi proprio, ragazzi, è perfetto. Complimenti al ragazzo che me l'ha consigliato, anzi lo ringrazio, incredibile. Mi ha detto: guarda, è appena uscito, infatti è uscito tipo il primo ottobre del 2024, quindi è proprio fresco fresco, ed è l'ennesimo mascot horror game. Però mi ha detto: potrebbe interessarti per come è fatto. Quindi, ragazzi, adesso noi ci butteremo dentro Mince Inns, non ha achievement, e cercheremo di finirlo tutto quanto in questo video incredibile, ragazzi. Un altro ragazzo mi aveva detto di fare Garden of Bambam, ragazzi, ma quello non lo farò, perché le serie lunghe, come proprio Garden of Bambam, che avete visto quanti capitoli sono, tipo 6-7 capitoli, quelli saranno proprio una blinder ufficiale con la propria playlist, come per Poppy Playtime e Dark Deception, che faremo in futuro. Ma per quando faremo quello, avrò fatto probabilmente un altro sondaggino sulla futura serie horror, questo ovviamente dopo Bendy, probabilmente metterò FNAF, Zoocosis, che lo vorrei portare tantissimo, Garden of Bambam e altre serie che però sono lunghe, so che ci posso fare tanti episodi, ragazzi. Con questi giochini piccoli io tendo a farci un episodio che lo racchiude, al massimo due, però la vedo difficile, ragazzi. Comunque, intanto buttiamoci dentro Mince Inns, ragazzi. Qua ci sono delle volpine sus, una verde e una rosa, hanno questo sorriso sdentato sus, non so se pure questo è di un creator di YouTube, ragazzi, perché ultimamente un sacco di creator stanno facendo giochi incredibili, ragazzi, quindi sono molto curioso. C'è il loro merchandise, capitolo 2 a quanto pare è stato già annunciato, io ho messo il segui su Steam, ragazzi, ovviamente. Play, vai! Ok. Ok, you have my attention. Cioè, quel ragazzo me l'ha consigliato perché effettivamente è molto Godoverse come intro, diciamo. Molto Godoversica, va bene. Lui sta parlando a una specie di muffin con una faccetta e a una volpina. Però non ho sentito il nome. Questa è l'altra volpina rosa. Ok, non la vede. Molto Dora l'esploratrice, va bene. Già, è proprio dietro di te, mio amico mio. Ah, sta mangiando il nostro amico pasticcino. Non va bene, vero? È il nostro amico, ma se lo sta mangiando. Ragazzi, il futuro del Godoverse, come vedete, splende di gioia, ragazzi. Comunque, ragazzi, io sono molto preso, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro. Quanto Godoverse è un pasticcino con la faccina, che adesso ci parleremo pure, ragazzi. Parliamo con il nostro amico Muffin. Sprinkles! Ma quanto è bellino Sprinkles! Ma lo sai, graficamente non è male. Ah, pure la boccuccia che si muove. Ok, ci dice che da tanto che non venivamo qua. Ok, dice che siamo un dormiglione. Ok. Ok. Grazie, piccolo pasticcino, per avermi dato la lore più importante di tutto il gioco, ragazzi. Quindi noi eravamo l'ex showrunner di questo programma televisivo. Siamo scomparsi. Ok. Un altro tizio ha preso le redini del programma. Va bene. Noi ci siamo ritrovati qui magicamente perché lei ci ha detto siamo dei dormiglioni, quindi forse è un sogno. E di fatto però ci siamo risvegliati qua dentro, e da tanto che non torniamo qui dove appunto giravamo questo programma televisivo, e ha detto: ah, oggi facciamo una grande festa. Non so se la festa perché siamo tornati o la festa perché ci vogliono va fuori per vendetta sus, forse, incredibile. Ok, dice: entriamo dentro così ti puoi presentare a tutti quanti. Apri la porta, vai. Ok, mi sono dato la porta in faccia, come al solito. Ma è un top
tappetino con la faccia. Strano che non l'ho mai sentito nominare. Ok che è appena uscito, ma dai, ma è carino. Hey, watch where you're stepping, Buster. I'm down here. È un dannatissimo tappetino per pulirti le scarpe che si chiama Matt ed è arrabbiato che ci siamo passati sopra. Ma quanto sei bello, Matt. Parlami di te, ti prego. Who do you think you are walking all over me like Ok. that? How would you like it if I stomped on you? Ok. Allora, Matt ci ha detto: come ti permetti di passarmi sopra con le tue scarpe? Va bene. Poi ha detto: ah, come ti sentiresti essere tu un tappetino che tutti ti passano sopra? Ragazzi, top ragionamento per un tappetino. Poi ha detto: ah, ma te hai una faccia familiare. Per caso sei, come dire, l'ospite speciale per questa festa. Vai a parlare con il pasticcino. Va bene, parliamo ancora con Matt. Who do you think you are walking on? Ah no, ok, mi dice le stesse cose, va bene. Ecco, dice questa frase sussa alla fine. Dice: avrei bisogno di tutto l'aiuto possibile. Va bene. Qui c'è un frigorifero che è assolutamente vuoto. Ok. Ah, qui ragazzi si va in giro, eh. Qui c'è roba, eh. Parliamo di nuovo con Sprinkles. Ok. Ok, dobbiamo parlare con tutti. Guarda l'animazione di come saltella via. Ma è assurdo. Allora ci ha detto: hai parlato con Matt, però devi parlare con tutti gli ospiti di questa festa. Quando hai parlato con tutti, vienimi a trovare nella stanza più accanto. Vabbè, dobbiamo parlare con tutti quanti. Allora parliamo con Toasty. You are not here to put me in the bathtub, are you? Dice: non sei qui per buttarmi nella vasca da bagno? Penso no, giusto amici? Grazie. Ti ho scambiato per qualcun altro. Forse il nuovo showrunner? A tutto qua, non mi dice altro, Toasty? E se gli dico sì? No, no. No, per favore, non ancora. Toasty, ragazzi, è traumatizzata da qualche cosa, tipo da qualcuno che la maltratta. Va bene, ok, ragazzi. Con Matt ci abbiamo parlato? Va bene, andiamo avanti. Dovevo parlare con Tubby, Stubby, Mr. Dryer e Washer. Washer mi sa di lavatrice. Va bene, understandable. Ah, sono marito e moglie! Parliamo prima con Mr. Washer. It wasn't me, it was him. Non è colpa mia, è colpa sua, lo giuro. Sono di poche parole, ragazzi, questi elettrodomestici sus. It wasn't me, it was her, I swear. Allora, sicuramente sono terrorizzati perché il tostapane è terrorizzato che qualcuno, che ripeto potrebbe essere lo showrunner nuovo, lo butti in una vasca da bagno. Questi qui, se parli con lei dice che è colpa sua, se parli con lui dice che è colpa sua. Va bene, qua dice non entrare e abbiamo bisogno di una chiave, va bene. Qua ci sono degli oggetti sus, cioè qualcuno che maltratta questi poveri elettrodomestici, non va bene ragazzi. Allora, dobbiamo parlare con altri due personaggi. Beh, giustamente ragazzi, che fai, te ne prendi una vasca dal bagno con la faccia sus? Allora, ciao Tabby! La vasca da bagno, che mi dici? Glug glug glug, non avevo dubbi. That's the sound someone makes when they're drowning. È il dialogo più creepy di tutti. Ha detto glug glug glug, quello è il suono che fa uno che sta affogando? Sì, ok, va bene. Quindi mi fai capire che qualcuno è stato affogato dentro di te, amica vasca da bagno, va bene. Parliamo con Stubby. Stubby mi dà l'idea di tipo un pugnale, Stub. Ragazzi, è veramente un coltello. Ma ciao, sei proprio carino tu, eh? Quante volte? Non posso ricordare più quante volte. Sono state così tante, ho perso il conto. Ragazzi, ma questo posto è più creepy del previsto? Cioè, a parte il pasticcino, sono tutti esauriti qua, eh? Tutti dei cavolo di psicopatici qua dentro, va bene. Andiamo a parlare con Sprinkles. Vorrei scappare, ragazzi, non faccio una bella fine, secondo me. Ok, sembra che hai parlato con tutti. Ora possiamo iniziare il gioco. Per questo gioco devi trovare le imprints, delle impronte che sono nascoste per casa. Non sono visibili a occhio nudo. Sono nascoste ovunque. Devi capire, insomma, chi le produce, il senso è questo. Puoi tipo appuntartele in un happy notebook. Quando hai finito puoi venire qui e risolvere tipo il puzzle o insomma il mistero. Ok, quindi il gioco è questo. Quindi sono le impronte di quelle volpine sus. Flashlight. Ah, col click destro del mouse si accende. Ok, va bene. Allora, abbiamo equipaggiato la luce e dice dobbiamo andare a prendere questo notebook per iniziare la partita. Ma il notebook dove sarà? Eccolo, era sotto il telefono. Ok, adesso che abbiamo questo dobbiamo andare a prendere tre di queste ints mints, quindi di queste impronte sus. E la prima è sta qua, collect. You found a hint, un indizio, new showrunner. Ok, quindi il nuovo showrunner sarebbe il nuovo tizio che appunto governa questo show incredibile, va bene. Ce ne erano altre due, una mi pare che l'avevo vista da queste parti. Qui non c'è niente, eccolo. Mint è il nome di una delle due volpine. Ok,
Addirittura i personaggi si possono vedere con la lampadina? E questo chi è? Sawi! È una motosega? Ma che facevano in questo show, scusatemi? Cioè, ammazzavano le persone? Sono Sawi. Tipo, non volevo farlo, Minz è un mio amico. Sono preso per adesso, eh? Parliamo con un pasticcino, va? Hai trovato tutte le hints, tutti gli indizi. Ora devi mettere tutte insieme e capire che succede. Siediti qui vicino e risolvi il mistero. Solving Sit. Abbiamo trovato l'indizio dello New Showrunner, una motosega e la volpina. La volpina ha usato la motosega, che infatti ha detto che è amica di Mint, e insieme hanno ucciso lo showrunner. Quindi solve, vai. Ah, ok, quindi questa soluzione non gli è piaciuta, della volpina con la motosega che ammazzano questo. Strano, perché loro due sono amici. E se io metto questo qui, cambia. Adesso è il nuovo showrunner che mena la motosega e viene fermato dalla volpina, che avrebbe anche senso, perché abbiamo visto che questo showrunner picchia gli elettrodomestici, quindi forse è così? No, non è neanche così. E se lo metto qua? Allora, in questo modo lo showrunner sembra che ha costretto Mint a picchiare la motosega? No, neanche questo. Comunque, quanti dettagli, ragazzi, è carino, eh? Questo mi sarebbe più probabile. Il nuovo showrunner con la motosega ha ucciso la Mint, che era la volpina che non conoscevamo noi. Wow! Sì, cavolo, ragazzi. Ora possiamo andare a fare il party, ora che ha risolto il mistero. Non dovresti ringraziare me, dovresti ringraziare Mint, che però è morta. È lei che produce i migliori parti. Oh no, ho detto troppo. Questo è un problema. Really un vero problema. No, wait. Aspetta. Sprinkles è morto. Sta squillando il telefono? Buongiorno, chi è? Hello? Is someone there? Qualcuno è qui? If you can hear me, you need to leave. Devi scappare adesso? Ok. C'è una porta per uscire, ma devi, ti serve una chiave. Se non l'hai trovata, ti serve una luce specifica per trovare la chiave. È nascosta da qualche parte attorno a te, devi trovare un'altra torcia. Trova la torcia, trova la chiave e scappa da qua. È un'altra cosa. Le volpi possono seguirti in continuazione. Quindi vedete, il vero main villain qui è lo showrunner, che picchia gli elettrodomestici, e forse la volpina è andata contro il suo volere e questo tizio ha preso una motosega e l'ha ammazzata. Quindi lo spettro della volpe Mint ce l'ha con lo showrunner, e ha organizzato una festa per attirare noi qui, forse perché si vuole vendicare di noi che siamo andati via, forse, e il pancake ha fatto una brutta fine. Se però questo tizio al telefono è il vecchio showrunner, noi chi diavolo siamo? Qualcuno che si è addormentato veramente? Sus. Wow, quindi adesso abbiamo due torce? Wow, questa è rosa e questa è quell'altra, va bene. Con questa vedo altre cose che non vedo con quell'altra, fantastico ragazzi. Però prima di andare, andiamo un attimo a esplorare. Ah no, Tabby è completamente svenuto. Sono tutti addormentati? Ok, prendiamo la chiave. Me lo immaginavo che era qua per qualche oscuro motivo, era ovvio. Abbiamo preso la chiave, quindi possiamo scappare per quella sus porta. Vabbè ragazzi, seguiamo le tracce di Pancake, che mi sa che non ha fatto una bella fine. Ancora non ci sono stati jumpscare violenti, però non so perché me ne aspetto uno. Sono tutti addormentati oppure morti? Posso uscire? Magari c'è qualche indizio con la torcia azzurra? Quella rosa? Oh no, sono delle tombe che vediamo solo con la lampadina rosa. Quindi questo showrunner ha ammazzato. Però le volpi erano due, non. Queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi. E sono tutte con un disegnino diverso. Quindi ci sono stati vari animali e lo showrunner li ha uccisi tutti, comprese le due volpine che conoscevamo noi. Quindi noi che c'entriamo però, ragazzi? Noi siamo innocenti. A meno che siamo noi lo showrunner cattivo? Eh? Ve la butto così. Posso prendere la mazza, così almeno la uso per difendermi? No, purtroppo no, ragazzi. Tocca andare. Hold shift to run. Switch between the flashlight to see. Ovvio, ok, dice che possiamo correre con shift. Eh sì, è vero. Insomma, switcha nelle torce per trovare indizi sus. Ok, ecco, questo non è un bel posto, amici. Però qui, ragazzi, come faccio a capire qual è il momento giusto per usarle? Bello! Io sbattevo sulla porta chiusa, ragazzi, capirai. Certo che non potevo passare. Ragazzi, lo sentite questo disgustoso suono? Mi sa che è la volpina che si sta a mangiare il pancake. Questa è la migliore scena del gioco a mani basse. Guardate, così non vedi niente. Metti la lucina rosa, c'è la volpina rosa che sta mangiando il pancake. Ok, ragazzi, l'idea mi piace di questo gioco. È il primo capitolo ed è pure gratuito, quindi. Allora, nel video introduttivo era molto amichevole con noi. Adesso non credo lo sarà più.
infatti. Il nostro amico ha fatto una brutta fine, pure nella intro se lo mangiava, quindi... Mi spiace, Sprinkles, sei stato un compagno di mille avventure. Ok, ragazzi, io non so dove andare. Molto creepy quell'occhio. C'è un labirinto infinito? Devo premere in continuazione... Le torce, ragazzi. Ok, ok, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Via, 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 via. Ok, ora mi cominciano ad attaccare. Apri, apri, apri. Ok. Ok. Ok, non mi aspettavo questa violenza nello jumpscare, mi è piaciuto. Ok ragazzi, ok, 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 sono preso. Allora, l'unico problema che ho individuato per adesso nel gioco è che c'è, come faccio a spiegarvi, una specie di lag tra quando tocchi la porta con la torcia e quando si apre. Questa è Mint, quella che è morta con la motosega. Perché guardate ragazzi, adesso provo a aprire la porta, forse devo essere più paziente. Ok, devo essere più paziente quando apro le porte. Ok. Ok. Se ci vado addosso non si apre, vedi? Ecco l'altra, fantastica. Mamma mia che brutti suoni che fanno, ragazzi. Ah, sono morto. No, no. Oh, ragazzi, è più difficile del previsto. Ok. Tocca impegnarsi, amici. Allora, sono morto sempre per lo stesso problema delle porte. Quindi credo che la difficoltà sia questa, che devi essere rapidissimo. Che loro sono molto veloci, eh. A meno che mi devo schiantare con le porte, però non credo sia quella la soluzione. Ok, via, 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 via. Questo è fake. Ok. 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 Molto creepy come ti guardano da lontano, eh. Ragazzi, è un problema, amici. Ragazzi, può essere che la difficoltà di questo gioco, ragazzi, è aprire le porte. Però, sus, forse sbaglio io, eh. Vedi? Si bugga quando premo la porta. Cioè, devi beccare il frame che premi la porta. Inizia ad aprirsi, ma se tu ci vai poco poco più avanti, si clippa il pupazzo con la porta e tu vieni ciulato dalle volpine. No, mi stavo per incastrare di nuovo, ragazzi. Mamma mia, andiamo sempre a destra a sto punto. Ok. E qua, per forza. Ok. Corri, 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 corri. Ah, è finito? Ascensore? Si fugge? Ok, ciao. Ok ragazzi, quinto tentativo. Ok, l'unica differenza che ho fatto, che avrete visto, è che aprivo le porte abbassato e appena premevo E, la porta faceva un angolino su e mi lanciavo dentro, ragazzi, e non sono mai stato preso. Quindi può essere che il trucco è quello. Se lo fate magari con la telecamera davanti, c'è tipo un frame di animazione in più o in meno. Però se lo fate così, un po' abbassati, premi E, poi parti subito, non si blocca mai, ragazzi. Carino l'inseguimento finale, ragazzi. Carino, mi piace. Sono simpatiche pure il design loro, non è male, ragazzi. Dai, dai, sono ottimista. Mi piace l'idea. Ok. Carino, giustamente, due pulsanti per due lampadine. Ok, era inquietantissimo. Vi giuro, sapete cosa mi ha ricordato quella creatura? Mi ha ricordato una di queste due volpine fusa con Mummy Long Legs. Sono soltanto io che ho notato la Mummy Long Legs reference? Può essere pure. Ok ragazzi, mi sa che è finito. Noi non si sa chi siamo allora. Se siamo lo showrunner cattivo che ha ucciso Mint, è per questo che lei ce l'ha morte con noi. Perché un tizio al telefono secondo me era lui. Si è mandato i disegnini carini sul padre. Non lo te lo mettono come immagine a fine del capitolo. Vabbè, è carina sta cosa. Allora, parliamone un attimo. Per essere un giochino gratuito che pesa un giga a tema mascot horror game, sinceramente è carino, non posso dire niente. Quindi il gioco si chiama Mints e Ints, che sarebbero i nomi di loro due secondo me. Però ripeto, sicuramente giocherò il capitolo 2 quando semmai uscirà il capitolo 2. Però vedete, c'è scritto chapter 2, quindi è già in produzione. Ovvio ragazzi, non state parlando al nuovo Poppy Playtime, al nuovo Bendy e The Ink Machine. Ragazzi, io credo ci sia una differenza di livello tra i mascot horror game tipo FNAF, Poppy Playtime, Bendy, Dark Deception, che come dire hanno una produzione più grande e hanno più soldini. E poi ci sono i mascot horror game di questa rubrica, che sono quelli più piccolini,
che sono fatti magari da una persona, 10 persone massimo, no? Però ragazzi, sicuramente si vede che c'è amore nell'averlo fatto. Almeno per me è originale, non credo averla mai vista. L'idea dei due colori per i due mostri con due indizi, ragazzi. Ditemi voi, però io almeno di quello che ho sentito io, che ho giocato, non credo averla mai vista l'idea dei colori usata in questo modo. È molto molto carina. Le mascotte in sé sono carine, sono niente di straordinario, però sono simpatiche, diciamo, rendono bene nell'ambiente circostante. Mi fa ridere che è fatto meglio l'ambientazione e gli elettrodomestici con più dettagli che loro due. Questa cosa è abbastanza spicy. Però è anche vero che sono spettri. Loro sono state uccise dallo showrunner, quindi ha senso che abbiano questa forma spettrale. Quindi, per carità, questo va più che bene. Per il resto, sì, l'unica cosa un po' da aggiustare, secondo me, è la parte finale, l'inseguimento, quando appunto c'è questo problemino quando apri le porte. Avete visto che ci sono morto 3-4 volte. Però carino, ragazzi. Veramente carino. Spero che il capitolo 2 sia un po' più lungo, magari, perché non so quanto è venuto lungo questo video. Almeno mezz'oretta, penso il video sarà venuto. Io vi ringrazio, ragazzi, se aver seguito questo terzo episodio di questa rubrichetta horror, che ancora non so come chiamarla sinceramente. Forse per quando vedete questo video gli avrò dato un titolo. Che cosa con voi, e ci vediamo al prossimo episodio di questa serie pazzesca assurda. Wow!